Subito lasciarono le reti e lo seguirono. Venegono Inferiore è una piccola cittadina sulle colline tra Milano e Varese. È qui che tra il silenzio dei boschi il cardinal Tosi nel 1920 è colpito dalla bellezza di questo panorama e in particolare dalla collina detta Belvedere, collina di proprietà di Tito Molina e donata alla Curia nel 1928. Su incarico di Pio XI viene affidato all'ingegner Giovanni Maggi il compito di progettare il novello seminario diocesano. I seminari furono pensati nel lontano 1564 da San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, affinché ogni sacerdote della diocesi fosse preparato al ministero sacerdotale. Sotto l'episcopato di Federico Borromeo assunse forma definitiva la collocazione della sede in Corso Venezia. Oltre alla sede milanese, San Carlo fece costruire diverse sedi dislocate per l'ampia diocesi. Dal 1638 al 1784 furono 7. 3 nella città di Milano, il seminario di Porta Orientale, il seminario della Canonica, il collegio elvetico. 4 seminari minori a Monza, Arona, Celana, frazione di Caprino Bergamasco e Polleggio. Ma è qui, su questa collina, che nel maggio del 1935 il cardinal Alfredo Ildefonso Schuster, inviato dal Papa stesso, inaugurerà il nuovo seminario. Quest'anno è per il nostro seminario ambrosiano un anno molto importante. Ricorrono gli 80 anni dalla nascita del seminario. Noi conosciamo un pochino la radice di questa nascita, sappiamo che essa è riferita a 3 grandi personalità che hanno avuto a che fare con Milano. Anzitutto Papa Ratti, Pio XI, il cardinal Schuster e il cardinal Tosi. Fin da quando Schuster venne come visitatore apostolico si fece l'idea che il seminario di Porta Venezia era un po' insalubre e troppo ristretto per continuare ad essere un seminario milanese. A questo si accompagnò anche l'indicazione di Papa Ratti che il luogo in cui situare il seminario realizzasse anche una certa capacità di vita speso nella pace del Signore. E allora Schuster individuò la collina del Belvedere in Venegono e poi fu Tosi che di fatto anche in tempi molto rapidi dette vita al seminario con questa sua impostazione che risente nello stesso tempo di una dimensione un po' monastica, ma dove però il lavoro intellettuale e anche per taluni aspetti una contribuzione materiale alla convivenza che allora era di migliaia di persone, il seminario era una cittadina, fosse appunto una strada privilegiata per prepararsi ad esercitare il ministero. Ci troviamo davanti alla facciata del seminario dedicato a Papa Pio XI. Questa è la facciata solenne di un edificio che è stato costruito sotto la guida dell'ingegnere Giovanni Maggi. Una veduta aerea del seminario ci permette di cogliere la struttura dell'edificio nel suo complesso. Parallele alla facciata vi sono 2 ali, intersecate da 8 colonnati e struttura ai lati e al centro. L'architettura si distingue certamente per la sua monumentalità.
possiamo offrire tre riferimenti generali, ma nello stesso tempo efficaci per intenderci a tal proposito. La facciata richiama in maniera forte la Scala di Milano, più importante edificio monumentale della Milano settecentesca. Secondo riferimento, l'atrio, che ricorda in maniera strettissima un'opera come l'atrio della stazione centrale. Infine vorrei ricordare che Guido Cagnola, uno dei più importanti collezionisti d'arte della prima parte del Novecento, reputava che il seminario di Venegono fosse una delle opere monumentali più riuscite della prima parte di quel secolo. Sulla facciata è posizionato uno stemma che riproduce al centro Sant'Ambrogio con i santi Protasio e Gervasio, che Sant'Ambrogio riteneva essere suoi difensori. Sotto il portone centrale, all'ingresso, vi è lo stemma del fondatore dei seminari di Milano, San Carlo Borromeo. Altri due stemmi, situati sopra la balconata, rappresentano lo stemma dell'arcivescovo che ha posto la prima pietra, il cardinale Eugenio Tosi, e lo stemma dell'arcivescovo che ha inaugurato questo seminario il 12 maggio del 1935, il cardinal Alfredo Ildefonso Schuster. Sulla cuspide della facciata è stata posta una copia della Madonnina del Duomo. Per poter capire che cos'è un seminario, dobbiamo farci aiutare dalla parola del Vangelo. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 3, dal versetto 13 in poi. Gesù salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12, che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare, con il potere di scacciare i demoni. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo compreso molto bene come Gesù ha chiamato gli apostoli perché stessero con lui e poi per mandarli a predicare. Tutta la vita del seminario è articolata proprio a partire da questa pagina di Vangelo. Voglio anzitutto cogliere questa occasione per inviare il mio personale saluto a tutti i seminaristi presi insieme e a ciascuno di loro. Proprio ieri sera hanno cominciato gli esercizi spirituali di Quaresima. Auguro loro che sia un'occasione per rientrare in se stessi, andare in profondità e riscoprire il per chi hanno aderito a questa chiamata così affascinante e nello stesso tempo così difficile e delicata nel mondo di oggi. I nostri giovani, i nostri seminaristi sono giovani della nostra diocesi, hanno lasciato la loro famiglia, hanno lasciato il lavoro, alcuni hanno terminato da poco l'università e proprio perché hanno ascoltato questa chiamata del Signore sono venuti qui perché vogliono verificare se questa chiamata è autentica, è la loro vocazione. Sono uno studente del biennio teologico. Il nostro programma scolastico è a livello introduttivo, quindi ci vengono presentate tutte le materie che poi verranno analizzate come contenuto nel quadriennio. Il programma si basa su tre aspetti, diciamo, quello storico, come storia della Chiesa, ma anche patrologia. Un altro filone di studi è quello della filosofia, che ci viene presentato dalla filosofia del Novecento, quindi la filosofia moderna, e analizziamo partendo da diversi argomenti come l'antropologia, la teodicea e l'ermeneutica. Facciamo anche introduzione alla teologia, quindi ci vengono presentati i contenuti veri e propri della teologia fondamentale, che poi verranno analizzati anche questi nel quadriennio teologico. La cosa interessante è che questi studi non ci coinvolgono solo dal punto di vista contenutistico, ma ci interpellano anche dal punto di vista personale. Rispetto all'ambito universitario, devo dire che siamo molto seguiti, le materie coinvolgono più dal punto di vista personale, perché siamo coinvolti in prima persona. Sono un seminarista di prima teologia. Aspetti della vita comunitaria in seminario al biennio sono prima di tutto la preghiera.
sia personale che comunitaria, i tempi liberi insieme, lo studio, sì, alcuni di noi addirittura studiano insieme proprio per rafforzare sempre questi aspetti della fratellanza e per aiutarci soprattutto a vicenda. Lo studio invece è caratterizzato principalmente da 3 ore, più o meno per tutti quanti. Io personalmente mi impegno a rispettare queste 3 ore. Trovo molto affascinante la materia riguardante la Sacra Scrittura. Stiamo vedendo un po' le figure patriarcali, per esempio, e in seconda vedremo anche i Vangeli, tutti questi aspetti sia della vita di Gesù sia degli Apostoli. Il nostro arcivescovo, il cardinale Angelo Scola, si raccomanda sempre che la formazione dei nostri futuri preti sia la formazione di persone mature, di persone pienamente libere, gioiose, consapevoli e responsabili di quello che poi vivranno, cioè la vita cristiana. Spesso ci si domanda come faremo con l'avanzare dell'età dei sacerdoti e quindi con una sproporzione forte tra la mortalità annuale di sacerdoti e l'ordinazione di nuovi sacerdoti. Come faremo a provvedere alla vita di tanti milioni di fedeli? E quindi siamo portati a inventare strategie per, tra virgolette, aiutare i giovani che sentono questa inclinazione di dedicarsi a Dio attraverso il celibato ecclesiastico, attraverso l'esercizio del ministero presbiterale. Dobbiamo educare normalmente i nostri ragazzi a partire dalla più tenera infanzia, ma soprattutto con le medie inferiori, con le medie superiori, a capire che la prima vocazione è la vita stessa. Nessuno di noi si fa da sé. Noi siamo veramente creati da Dio attraverso i nostri genitori e quindi siamo donati a noi stessi. E la nostra vita in fondo è una chiamata che domanda una risposta. Per questo dobbiamo prima imparare che è la vita come tale ad essere vocazione. La vita in tutte le sue componenti si presenta sempre come una modalità con cui il Dio che ci ama, il Dio di Gesù Cristo, ci chiama, dentro ogni situazione ci chiama a coinvolgersi con Lui. Allora, se il cristiano, il ragazzo cristiano, il giovane cristiano, viene educato a concepire l'esistenza proprio quotidiana, l'andare a scuola, l'affrontare le prime responsabilità affettive, avere il senso della condivisione del bisogno, avere il senso della giustizia, se si abitua ad affrontare tutte queste circostanze esistenziali come una risposta ad una chiamata, allora poi, se Dio gli dona l'inclinazione, per esempio nel nostro caso, magari guardando la vita di un sacerdote, l'inclinazione di diventare ministro ordinato, allora ha il terreno, la base per verificare pazientemente se questa sua chiamata è autentica e quindi se egli sarà effettivamente scelto per il ministero sacerdotale o se invece dovrà prendere altre strade. Ecco, da questo punto di vista, riprendendo il mio dialogo con i seminaristi, li invito a proporre con semplicità a tutti i ragazzi, ai giovani, che se sentono in loro l'inclinazione di dedicarsi a Dio, questa non è meno importante di un innamoramento, anzi, per certi versi lo è di più. E di più proprio perché è un'inclinazione più discreta, più nascosta, non usuale. E allora uno ha il dovere di capire cosa questo significhi.
seminaristi possono già fin d'ora testimoniare questo ai loro amici, ai ragazzi che incontrano nelle loro azioni pastorali e soprattutto sostenersi tra di loro in questa così preziosa testimonianza. Abbiamo molto bisogno di sacerdoti, ma i fedeli stessi possono contribuire a far capire che la risposta al problema dell'amore che ognuno di noi ha dentro nel cuore non è solo la grande strada del matrimonio, sacramento, ma è anche se uno è chiamato, perché non si può darsi da sé la vocazione, è anche la possibilità di mettersi al servizio del popolo di Dio come sacerdote, come ministro ordinato. Il progetto educativo del biennio, secondo il nostro progetto educativo la formazione del presbitero diocesano, ha come obiettivo la formazione del credente verso il ministero presbiterale. Il progetto educativo del quadriennio teologico ha come obiettivo invece la formazione del pastore verso il ministero presbiterale. E una caratteristica di questa formazione del quadriennio teologico è senz'altro quello di aiutare i nostri seminaristi ad avere una profonda unità di vita, perché venga intrecciata tra loro in modo appunto organico e unitario la formazione spirituale, la formazione culturale e teologica, la formazione pastorale e la vita comunitaria come l'ambito concreto in cui esercitare ogni giorno la vita buona che nasce dal Vangelo. Il progetto educativo del quadriennio è praticamente il culmine di un progetto che inizia fin dal primo colloquio qui in seminario per formare pastori secondo il cuore del Signore Gesù. E in questo progetto sono scandite delle tappe importanti. I nostri seminaristi di terza teologia vivono l'esperienza del ministero del lettorato, i seminaristi di quarta teologia l'esperienza dell'accolitato, l'anno di quinta teologia si configura come un anno in cui i ragazzi sono chiamati ormai a fare il discernimento conclusivo di tutto il cammino e all'inizio della sesta teologia vi è l'ordinazione diaconale, a giugno l'ordinazione presbiterale. E noi vogliamo augurare a tutti i nostri seminaristi che attraverso questo cammino evangelico, questo cammino di chiesa, possano davvero percepire l'amore del Signore, l'amore di tutta la Chiesa ambrosiana, perché siamo al loro servizio affinché possano diventare pastori del terzo millennio. È evidente che, essendo il biennio teologico impegnato innanzitutto nella formazione dell'uomo credente che diventerà prete, la cura dei primissimi anni di seminario sarà puntata esattamente sull'aspetto spirituale che si intreccia poi con il vissuto umano e relazionale e con la intelligenza della fede, che significa introdurre il giovane seminarista nello studio filosofico e teologico che poi svilupperà in maniera più sistematica e definitiva nella seconda parte del cammino, nel secondo quadriennio. La formazione spirituale è un elemento estremamente importante. Occorre che il seminarista percepisca che la sua vita è una vita da donare al Signore in ascolto continuo dello Spirito Santo che la orienta e la plasma. Per questa ragione, evidentemente, l'educazione alla preghiera, l'educazione alla vita di relazione col Signore è fondamentale, ma questo deve avere poi anche una ricaduta e una controprova, per così dire, nei confronti della vita relazionale, quindi del rapporto con gli altri. La vita comunitaria nell'ambito del primo biennio teologico è estremamente importante, vengono creati molti momenti nei quali i seminaristi sono aiutati a confrontarsi dentro questa relazione della vita comune e questo diventa evidentemente anche per loro un modo attraverso il quale crescere nella loro umanità. In questo senso evidentemente il percorso del primo biennio ha una sua complessità che
è dovuta anche al fatto che evidentemente i giovani provengono da varie esperienze differenziate e qui sono aiutati a trovare una unità interiore più profonda a partire proprio dalla loro storia personale. Il percorso formativo del primo segmento del seminario, cioè del primo biennio, termina con la decisione che il seminarista prende in sede di discernimento per l'accesso alla terza teologia. Questo prevede la pubblica manifestazione del proprio impegno di concludere la formazione verso il presbiterato, che avviene con il rito di ammissione che normalmente l'arcivescovo presiede l'8 di settembre durante il pontificale in Duomo della Natività di Maria Santissima. Se nel biennio il percorso educativo è quello del prete a un cristiano e quindi si recuperano tutte le dinamiche dell'esperienza cristiana, quando uno inizia il quadriennio l'obiettivo è il cristiano diventa prete e il percorso è così suddiviso tenendo conto degli anni, e quindi la terza teologia è il rapporto con la parola di Dio, il prete è in relazione alla parola di Dio. E la quarta teologia invece vede il rapporto con l'Eucaristia, il prete e l'Eucaristia. L'anno invece di quinta teologia è l'anno del discernimento, dove uno raccoglie un po' tutti i dati, si mette davanti al Signore e lì decide della sua vita e la scelta definitiva di consacrarsi al Signore nel ministero. L'anno di sesta, dove vede già i seminaristi impegnati in quella che sarà poi la parrocchia per 5 anni almeno che avranno come preti, è l'anno comunque del diaconato, è l'anno dove il taglio è quello più pastorale, dell'attenzione appunto all'esperienza pastorale che andranno a vivere. Beh, innanzitutto mi viene difficile parlare della proposta accademica separata da quella che è la vita spirituale e da quella che è la pastorale, da quello che siamo chiamati a vivere nella pastorale, nel senso che anche questa dimensione, che non è soltanto una dimensione speculativa o di mero studio, mi aiuta a vivere meglio quello che è la mia vita di preghiera e spirituale nel seminario, ma anche fuori nella relazione con le persone e con la gente che incontro nel fine settimana. Nell'ultimo anno poi c'è uno studio più approfondito di quelli che sono gli argomenti relativi alla Chiesa, all'ecclesiologia, uno studio relativo alla pastorale, sempre accompagnato dallo studio dei sacramenti. Direi proprio che l'aspetto accademico non riguarda soltanto lo studio, ma tutti gli aspetti della mia vita interiore e della vita che vivo nel quotidiano. Preghiera è il fondamento attorno al quale ruota la vita dei seminaristi. La giornata inizia alle 7 con la preghiera comunitaria delle lodi, a cui segue un momento di preghiera e meditazione personale che prepara ed introduce alla celebrazione comunitaria dell'Eucaristia. A questi momenti di preghiera comunitaria si uniscono momenti di preghiera individuale, dove ogni giovane si apparta col Signore, affida a Lui la sua esistenza e la sua vocazione. Ci si ritrova poi alle 19 per la celebrazione comunitaria dei Vesperi prima di cena. La vita di preghiera nella esperienza del seminario ha due dimensioni, alla dimensione comunitaria e alla dimensione personale. La dimensione comunitaria è il ritrovarci ogni giorno come comunità, innanzitutto per la celebrazione eucaristica della Messa. E poi, nel tardo pomeriggio, verso sera, abbiamo anche il momento della preghiera serale, in modo particolare la preghiera del Vespero. Questo momento di vita comunitaria è un momento che dà alla nostra esperienza il fondamento, il nostro rapporto col Signore, il nostro vivere la sequela di Gesù nell'ascolto della Sua parola e nella memoria della Sua Pasqua. Questi sono i due momenti, mattino e sera, che ogni giorno noi cerchiamo di vivere e di mettere a fondamento della nostra vita.
Questa è la cappella del biennio teologico. È stata per lungo tempo la cappella del seminario liceale. Essa è dedicata alla Sacra Famiglia, come si può ben capire dagli affreschi che si trovano sul soffitto. Matrimonio di San Giuseppe e della Madonna, la fuga in Egitto, Gesù dodicenne tra i dottori del Tempio e la morte di San Giuseppe. Particolare è il mosaico nell'abside, posto nel 1966 e opera dell'artista Luigi Filocamo, un artista caro a Papa Paolo VI. Il volto di quel Gesù è il volto che si trova nel mosaico dedicato alla trasfigurazione del Signore, posto nella cappella del seminario lombardo di Roma. La proposta di preghiera che viene fatta alla comunità del biennio è la proposta che è tipica di questa comunità, una comunità degli inizi, dunque una comunità dentro la quale viene insegnato come incominciare anche il cammino della preghiera, come diceva un grande santo del secolo scorso, di rimanere soli con Dio solo. Le proposte che sono legate a questa formazione possono essere rilette dentro tre grandi direttrici. Gli esercizi fondamentali della preghiera, e questo vuol dire per esempio l'istruzione circa l'ingresso della preghiera e le grandi forme della preghiera cristiana. La preghiera della lezione divina, la preghiera dell'adorazione, la liturgia delle ore, la preghiera del cuore, la meditazione, l'intercessione. Un secondo grande capitolo è quello che riguarda il rapporto tra la preghiera e il discernimento. E allora ecco che le forme dell'esame di coscienza, della scrittura della regola di vita, e della pratica della confessione sacramentale, e della celebrazione diventano dei momenti che aiutano e sono propedeutici a questo secondo grande punto. Il programma di studio del Seminario Arcivescovile di Milano prevede fondamentalmente 6 anni più uno. Il più uno è propedeutico per tutti i giovani che non hanno alle loro spalle una formazione classica e quindi devono accedere per la prima volta a materie come il latino, il greco, la filosofia. Poi si iniziano questi 6 anni. I primi 2 sono fondamentalmente di introduzione ai fondamenti della teologia, quindi studi di Bibbia, di patrologia, di storia della Chiesa, di teologia fondamentale e di filosofia. Gli altri 3 sono di teologia sistematica, si entra nei grandi temi e li si approfondisce dal punto di vista proprio della disciplina teologica sistematica, temi quali la cristologia, il discorso su Gesù Cristo, la teologia trinitaria, piuttosto che l'esegesi dei testi biblici introdotti nei primi 2 anni, l'ecclesiologia e così via. Un ultimo anno prevede un inserimento già come diaconi all'interno del percorso diocesano, quindi per 3 giorni e mezzo alla settimana, dal sabato al martedì sera, si vive in parrocchia o in situazioni di impegno pastorale più settoriale, mentre invece gli altri 3 giorni e mezzo si rimane in seminario, dove si tenta di approfondire criticamente l'esperienza che già si sta facendo da diaconi in parrocchia. Qual è la meta di questa formazione culturale? Evidentemente non si tratta semplicemente di una formazione accademica, si tratta di creare una figura di prete che sia innanzitutto un credente, quindi soprattutto nei primi anni si approfondisce la formazione di colui che crede in Gesù Cristo. Un credente che un domani sarà pastore, quindi si farà carico della fede altrui. Questo implica un atteggiamento nei confronti dello studio che fa un tutt'uno con la vita di comunità, ma anche con la vita pastorale e con la vita di preghiera.
L'ideale a cui si tenta di portare questi giovani è quello di reinterpretare il contesto in cui vivono, il contesto socioculturale, il contesto religioso di oggi, per cercare di mediare la fede a persone che eventualmente, come capita spesso, non conoscono più la lingua della Chiesa. Per lingua della Chiesa non intendo il latino, intendo quella serie di valori radicati nel Vangelo che ci vengono trasmessi dalla tradizione vivente della Chiesa e che da almeno 70 anni, 80 anni in Italia non sono così direttamente, così spontaneamente trasmessi di padre in figlio. Per cui oggi le persone non comprendono più spesso la lingua della Chiesa, le categorie della Chiesa, ciò che permette di vivere il Vangelo oggi. Questa lingua nuova va elaborata criticamente, che vuol dire anche dal punto di vista della ragione, per tentare di dire oggi il Vangelo di Gesù Cristo. Siamo nella parte del seminario in cui vive la comunità propedeutica e del biennio teologico. Questa comunità è composta da coloro che iniziano il loro percorso in seminario, coloro che sono entrati nello scorso settembre e coloro che proseguono per i primi 2 anni di formazione in attesa di passare al quadriennio teologico. Ora entriamo in un'aula scolastica, l'aula di prima teologia. Siamo nell'aula di prima teologia dove i seminaristi sono impegnati nella lezione di Sacra Scrittura. Le lezioni impegnano i seminaristi ogni mattina, dalle 9 alle 12.30, dalla colazione al pranzo. I seminaristi presenti provengono da varie esperienze, sia scolastiche che lavorative. C'è chi è appena entrato in seminario dopo la maturità, c'è chi ha frequentato l'università ed è laureato, c'è chi arriva in seminario e inizia a seguire le lezioni dopo un'esperienza lavorativa. Anche le provenienze sono varie. I seminaristi arrivano da tutte le zone della nostra diocesi. Siamo entrati nell'aula di seconda teologia dove si sta svolgendo la lezione di filosofia ermeneutica. Questa parte del seminario della comunità propedeutica del biennio teologico è una parte completamente rinnovata. È stato messo a disposizione dei seminaristi un ambiente adeguato alle loro esigenze, in particolare per quanto riguarda la didattica. La giornata di un seminarista è molto fitta di impegni, pochi sono i momenti veramente liberi. Di fondamentale importanza è lo studio. Molto, infatti, è il tempo dedicato ad esso. La mattina prevede sempre 4 ore di lezione dalle 9 alle 12.25. Il pomeriggio viene dedicato allo studio personale o in gruppo con i propri compagni di classe. Non manca chi arricchisce il proprio studio grazie alla biblioteca, capace di offrire testi specifici e di valore per approfondire i propri studi. I giovani seminaristi, in ossequio al mens sana in corpore sano, trovano molti momenti anche di svago. Dallo sport, alla lettura, alla musica, al semplice stare con gli amici al bar del seminario. Ogni seminarista poi si inserisce nei cosiddetti gruppi di interesse, dove coltivando un proprio interesse è chiamato a sensibilizzare la comunità su temi legati al mondo socio-politico, alla missione, all'ecumenismo e alla pastorale giovanile. La scuola finisce con la campana del sabato alle 12.25. Dopo il pranzo del sabato, ogni seminarista raggiunge una parrocchia che gli è stata assegnata all'inizio dell'anno, dove fa una piccola ma significativa esperienza pastorale. Non dimentichiamo che tutto il tempo estivo è dedicato alle esperienze pastorali, principalmente in oratorio. Il dopo pranzo vede tutti i seminaristi che generalmente vengono al tavernino, dove possono un po' rilassarsi, impegnarsi nella lettura dei quotidiani, quindi informarsi su quello che accade nel mondo. E
giocare tra di loro, c'è anche uno spazio per il gioco del calcio. E poi dopo questo primo tempo di svago, certamente c'è tutto il pomeriggio che viene comunque impiegato per lo studio, fino a ritrovarsi poi alla sera alle 7 per la preghiera dei Vesperi. E il dopo cena, generalmente la comunità del Quadriennio è divisa anche in gruppi di interesse. C'è il gruppo di interesse sociopolitico, il gruppo di animazione missionaria, il gruppo di interesse legato al mondo dell'ecumenismo, il gruppo dei cineforum, invitando magari degli ospiti e preparando degli incontri. Nell'itinerario formativo del seminario ha una grande importanza la preparazione delle celebrazioni liturgiche. È un momento altamente educativo che predispone questi giovani a diventare nel futuro presidenti di assemblee liturgiche. E nell'ambito della preparazione della liturgia, naturalmente, grande importanza alla musica, il canto. Dunque è preoccupazione del seminario che ci sia un'adeguata preparazione musicale da parte dei seminaristi, o almeno di alcuni di loro, che poi possano svolgere il servizio a vantaggio dell'intera comunità. Un tempo la presenza del seminario minore consentiva di avviare agli studi musicali quasi tutti i ragazzi che qui erano in formazione. Oggi è molto diversa la situazione, perché arrivano giovani che hanno già fatto le scuole superiori, alcuni di loro però hanno anche coltivato studi musicali e dunque possono mettere a disposizione di tutti gli altri il loro talento. Il seminario si cura di perfezionare la loro preparazione previa, ma consente anche ad alcuni di avviarsi attraverso l'apporto di personale esperto che fornisce nozioni e possibilità di esercitazione, così che alla fine la comunità ne possa godere. Perché è delicata e difficile questa chiamata? Perché va ad investire la persona di una responsabilità che implica la disponibilità a dare tutta la propria vita per Gesù. E quindi nel ritmo dell'esistenza di oggi, il compito e l'impegno più assiduo di ogni seminarista è tener desto questo per chi. Ecco il valore del ripartire ogni mattina con la preghiera liturgica, con la lezione biblica, con la meditazione. Ecco il significato dello stare immersi dentro una comunione vissuta con gli altri seminaristi, con i docenti, con gli educatori. Ecco allora il perché di cominciare le prime esperienze pastorali andando soprattutto il fine settimana negli oratori, nelle carceri, negli ospedali, a visitare le persone sole. Cioè è un ritmo di vita che deve educare a una capacità di ritrovare Cristo alla radice di ogni giornata, alla radice del quotidiano. E questo implica un lavoro su di sé e nello stesso tempo una
costruzione del senso dell'appartenenza alla Chiesa effettivamente straordinaria, che domanda anni di preparazione ascetica, di studio e di esperienza. Sono Nicola e sono un seminarista di Quinta Teologia, quindi sono quasi giunto al termine del mio cammino, del mio percorso di verifica e di formazione verso il presbiterato. Se dovessi dire oggi qual è il senso e il significato del mio diventare prete, proverei a dirlo attraverso tre parole. La prima parola è dono, la seconda è verità e la terza è vita. Dono perché credo che si è ordinati sacerdoti perché è un dono grande che Dio fa alla mia vita e che può fare alla mia vita con il mio sì. E penso in particolare al dono, beh, non solo perché l'iniziativa non è mia ma è sua, ma soprattutto perché non è che ho qualche dignità speciale o chissà quale merito particolare. È proprio un dono gratuito. La seconda parola è verità. Io sono ancora in fase di discernimento con il mio padre spirituale, il mio rettore, la comunità che è la Chiesa, e penso che chiedere di diventare sacerdote ha a che fare con la verità per la mia vita e della mia vita. E quindi se questo è l'aspetto e se questa è la cosa che il Signore chiede alla mia vita, credo che qui si giochi la felicità e quindi di personale, mia personale, e quindi posso abbracciare questo dono per la verità della mia vita con tutta la mia gioia e in tutta la mia libertà. E la terza ed ultima parola è vita. Dico vita perché ha a che vedere ovviamente con tutta la dimensione esistenziale del mio essere. Se è vero che ciascun battezzato è chiamato ad annunciare il Vangelo di Cristo, questa cosa la vedo ancora più vera e radicale per chi è chiamato al presbiterato. E al riguardo mi vengono in mente le parole di un nostro educatore qui in seminario che ci ripete continuamente, citando Don Tonino Bello, annunciate il Vangelo di Cristo con la vostra vita e dove occorre anche con le parole. E quindi è un po' la dimensione esistenziale che investe tutto il pieno del mio essere. E se è vero che magari in questo periodo storico ci può essere una crisi di fede, della fede nel Dio di Gesù Cristo, sono fermamente convinto che Dio non si stanca mai di cercare gli uomini, anche attraverso i preti. E per questo credo che questo è proprio il dono più grande che potrei ricevere per me e per la mia vita. Non c'è stato un momento particolare in cui il Signore mi ha chiamato. O quantomeno non ricordo esattamente il momento preciso perché sono passati molti anni, però durante tutta una vita di lavoro, nel quotidiano sul lavoro, la domanda era sempre forte su quale alla fine fosse il senso della vita e cosa su cui potevo fondare la mia vita. Quindi in un quotidiano fatto di tanti appuntamenti, di lavoro, di visite in cantiere, di affari, eccetera, c'era questa domanda che emergeva. E poi a un certo punto, un momento un po' di svolta, è stato un pellegrinaggio in Terra Santa, un'emozione senz'altro forte che mi ha fatto dire basta con questo quotidiano che di fatto mi faceva allontanare questa domanda che comunque rimaneva di entrare in seminario. E al che ho iniziato il cammino di discernimento con il seminario e poi ho scelto di entrare. Allora, io ho 26 anni, appunto non sono entrato subito in seminario, ho fatto l'educatore per 6 anni, i primi anni lavoravo per i servizi sociali di Como e poi piano piano mi sono avvicinato all'ambito dell'oratorio e appunto mi sono un po' chiesto come poter essere educatore in maniera più legata al Signore, comunque a un ambito di oratorio. Gli ultimi anni ho lavorato come responsabile laico e lì appunto attraverso la relazione con i ragazzi mi sono appunto chiesto
che cosa potevo fare di più, ecco. E c'era un punto qualcosa che mancava, e questo qualcosa che mi mancava poi mi ha portato ad entrare in seminario, insomma a farmi delle domande più serie su una scelta di vita. Ci troviamo nel primo blocco del seminario, dove soprattutto nei primi decenni c'erano i luoghi di accoglienza ufficiale. Ad esempio c'era la cosiddetta sala della facoltà teologica. In fondo c'è l'ingresso del Museo di Scienze Naturali. Là in fondo l'ingresso originario della biblioteca del seminario. Questo museo è dedicato ad Antonio Stoppani. E la dedica ad Antonio Stoppani fu del 1952. Stoppani era un grande geologo e viene ritenuto il fondatore della geologia scientifica italiana e della paleontologia scientifica italiana. E molte delle raccolte che lui ha fatto sono qui, quelle giovanili perlomeno, sono 400-500 pezzi raccolti da lui, esposti tra i fossili. Il museo è nato però quando è nato il seminario. Prima i materiali che sono qui, almeno in parte, si trovavano nel seminario di Monza, che era il seminario liceale. In questo locale ci sono un centinaio di vetrine che raccolgono almeno quattro tipi di materiali. Un tipo di materiale sono gli animali che si trovano a parete e al centro del museo. Un secondo tipo di materiale sono i fossili che si trovano nelle vetrine a forma di leggio che si trovano vicino all'ingresso. Poi un altro gruppo di collezioni sono quelle dei minerali e delle rocce che sono in altre vetrine a leggio in un'altra fila. E infine ci sono anche alcuni pezzi archeologici legati all'origine dell'uomo e poi a qualche sviluppo successivo. Questo museo raccoglie materiali che vengono tenuti a posto dagli attuali responsabili del museo, che per esempio guidano delle visite due volte alla settimana per le scuole del Varesotto. Queste visite comprendono, oltre al museo, anche degli esperimenti di fisica che vengono fatti nell'aula di fisica, per cui due volte alla settimana c'è la mattinata dedicata a questa attività da parte di scuole che vengono. Sono circa 3.000 gli scolari che vengono ogni anno. Per educare i giovani seminaristi all'attenzione che la fede deve avere verso la cultura e la scienza, fin dalle origini, all'interno del seminario, hanno sede un attrezzatissimo laboratorio di chimica e di fisica, il Museo di Scienze Naturali dedicato a Stoppani, l'Osservatorio Astronomico. La loro attualità è stata evidentissima fino a che il ginnasio e il liceo erano inseriti all'interno del seminario. Oggi i laboratori hanno riscoperto una seconda gioventù, aprendosi a scolaresche in visita, rendendosi disponibili a dimostrazioni ed esperimenti chimici o fisici di grande interesse. Anche il museo è molto visitato dagli studenti. Meritano di essere conosciuti anche i paramenti custoditi nel seminario di Venegono. Si tratta di una raccolta che si è andata arricchendo lungo i secoli, perché appunto rappresenta il risultato di un raduno di tutto il materiale che era sparso nei vari seminari arcivescovili della diocesi. Quello che è sotto i vostri occhi è un parato del 1809, si dice che sia dono
fatto da Papa Pio XI al nostro seminario. La fattura di questi paramenti per la celebrazione eucaristica è indubbiamente finissima, la preziosità del materiale, fili d'oro, ma soprattutto la preziosità del disegno, dicono l'espressione di una cura per la celebrazione liturgica e soprattutto la preoccupazione di riservare al Signore il meglio, ciò che di più bello si potesse produrre. Il 14 febbraio del 1987 Monsignor Pasquale Macchi, che era stato segretario di Papa Paolo VI, donava al seminario, nella persona del rettore maggiore di allora, Monsignor Poma, questo abito papale appartenuto appunto a Papa Paolo VI. Mai avremmo pensato di poter custodire una reliquia così preziosa. Dal 19 ottobre 2014 Paolo VI è beato e quindi il nostro seminario può con umile fierezza avere un segno così prezioso della sua vita da pontefice, dopo aver visto passare di qui Giovanni Battista Montini come arcivescovo di Milano. Siamo nella quadreria del seminario, un luogo che raccoglie opere d'arte che vanno dal 5-600 fino al secolo scorso, attualmente qui depositate in attesa molte di esse di restauro e di nuova collocazione. Si tratta di un notevole patrimonio che le diverse sedi del seminario hanno custodito e che ora è condensato in questo spazio un poco ristretto, ma forse in futuro, se ci saranno possibilità, potrà avere una collocazione più adeguata in modo tale da rendere fruibile anche al pubblico un patrimonio di così grande valore. Questa biblioteca nasce con la costruzione ovviamente del seminario di Venegono, viene inaugurata anch'essa all'inizio degli anni 30, quando comincia a funzionare il seminario, e risulta dalla confluenza di due grandi biblioteche che già erano patrimonio del seminario. La prima, la biblioteca teologica, che aveva sede a Milano nel seminario di Corso Venezia, fondato da San Carlo il 10 dicembre 1564. La seconda veniva dal seminario liceale che aveva sede a Monza, e questa biblioteca portava come patrimonio libri di cultura classica, filosofica, letteratura sia moderna, sia italiana, sia classica. Sono confluite entrambi qui a formare questo grande patrimonio librario che oggi come oggi, con gli accrescimenti successivi, giunge ad avere circa 200.000 volumi. Questi sono i volumi. Ci sono poi l'altro grande settore della biblioteca, che sono le riviste. La biblioteca del seminario possiede circa 1.700 testate di riviste, delle quali tuttora accese sono 660 circa. E sarà forse anche interessante ricordare che la metà di queste riviste attualmente accese ci giunge come cambio della rivista della nostra stessa facoltà teologica, quindi metà delle riviste sono in cambio con questa nostra. E come si accresce praticamente questa biblioteca? Si accresce con il contributo che il seminario dà e poi anche da donazioni, da lasciti. E in questo senso credo che sia significativo ricordare gli ultimi due più consistenti lasciti degli arcivescovi di Milano, cioè il cardinal Colombo, che morendo ha lasciato al seminario appunto la sua personale biblioteca,
e potremmo dire che questa ha costituito un patrimonio di circa 15.000 volumi, e così pure il Cardinal Martini nel 2002, quando lasciò la diocesi, ha lasciato anche lì la sua biblioteca che aveva in arcivescovado al seminario, e si è trattato in pratica di tantissimi scatoloni fino a giungere a circa, pensiamo, 20.000 volumi. Questa biblioteca, oltre a servire a seminaristi, docenti del seminario, è anche aperta al pubblico. Come patrimonio abbiamo il fondo moderno, certamente, quindi dal 1901 a oggi, che si aggiorna appunto continuamente, una certa consistenza, circa 39-40.000 volumi del fondo antico, e poi 1.800 circa tra incunaboli e cinquecentine. La vita seminaristica non ha solo momenti di studio, ma anche momenti che sono a metà tra lo svago e la riflessione. Sono infatti diverse le proposte che vengono offerte dal seminario. Ci sono diversi gruppi per i vari interessi che ognuno può avere, che vanno coltivati. C'è il gruppo di attività missionaria, il gruppo di interesse socio-politico, il gruppo ecumenico e l'attività di cineforum. Tutti questi gruppi vengono coordinati dai seminaristi stessi, che all'inizio dell'anno si dividono nei vari gruppi per poi proporre alla comunità degli incontri o delle serate libere per ragionare insieme, per riflettere su questi aspetti del mondo che il mondo ci chiede. Tra tutte, l'aspetto del cineforum è quello che attraversa tutti gli anni della formazione seminaristica. I primi anni viene un critico della rivista My Movies, che propone tre incontri con i seminaristi per entrare nell'opera filmica, per comprenderne le ragioni, com'è strutturata, qual è il senso, qual è il contenuto. Negli altri anni invece della formazione, quando si è più grandi, è la comunità stessa che propone un cineforum lungo tutto l'anno, composto di una serata al mese in cui è un docente che aiuta a entrare nel film stesso e valutarne i contenuti, il senso rispetto a un tema che attraversa tutto l'anno. Già avete preso visione della cripta. Ci ritorniamo comunque in questa nostra visita per mettere in rilievo due aspetti. Anzitutto che essa è costituita per tutte le pareti dallo stesso materiale con cui è costruito il Duomo di Milano, cioè il marmo di Candoglia. Il secondo aspetto è che le pareti sono incastonate da moltissime reliquie provenienti originariamente dalle due precedenti sedi del seminario, quella teologica di Milano e quella liceale di Monza. Divenuto arcivescovo di Milano, il cardinale Schuster si mosse sulle orme dei suoi grandi predecessori, di Sant'Ambrogio, di San Carlo, e come loro fece numerose traslazioni di corpi di santi. E anche questa cripta in cui siamo è una testimonianza proprio del suo amore, della sua venerazione alle reliquie dei santi. Quando volle questo grande novello seminario, come diceva lo stesso cardinale, ha posto come al cuore del seminario questa cripta, arricchendola di reliquie di santi, di martiri. Promuovendo il culto dei santi, il cardinale Schuster mirava unicamente ad eccitare nei fedeli la testimonianza cristiana. Ecco, ricordo una frase in particolare: chi celebra il trionfo di un martire professi con la sua vita la stessa fede che il martire ha professato con l'effusione del suo sangue trionfale. La Cappella della Teologia è dedicata all'Immacolata Concezione di Maria. Nell'abside è raffigurata la Madonna come la donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e con Gesù nel proprio grembo, sul proprio petto.
Alle pareti della cappella si trovano scene dell'Antico e del Nuovo Testamento, dell'Antico rilette come anticipazioni di aspetti del mistero di Maria, del Nuovo Testamento i momenti fondamentali della vita della Madonna. Siamo nel cuore del seminario, il centro del seminario, che è la Basilica, Basilica dedicata alla Santa Sapienza, è quello che viene ricordato nelle parole poste nell'abside. La Sapienza edificò per sé stessa una casa, si intagliò le sette colonne, parole tolte dal Libro dei Proverbi. E la Sapienza è il Signore Gesù che appare in alto sull'abside. Gesù, vestito con paramenti sacerdotali, che ha il Vangelo aperto sulla pagina in cui dice: «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non cammina nelle tenebre». Nella Basilica ci sono sei altari laterali dedicati a Sant'Ambrogio, a San Carlo, i due santi principali della Chiesa di Milano, al santo curato d'Ars, patrono dei parroci, e in questo quadro è inserito anche San Giovanni Bosco, patrono della gioventù. C'è il quadro dedicato alla Madonna, che presenta Gesù bambino a tre giovani, sono i tre giovani santi gesuiti, Luigi Gonzaga, Stanislao Kostka e Giovanni Bergmans. E infine ci sono i due altari laterali dedicati a San Tommaso d'Aquino, patrono degli studi teologici, e a Santa Teresa di Lisieux, Santa Teresina di Gesù Bambino, patrona delle missioni, e la santa più cara, venne canonizzata da lui, a Papa Pio XI. Il seminario di Venegono possiede anche un proprio cimitero strutturato su due livelli, uno sotterraneo e un altro in superficie, costituito da questa cappella monumentale. Nel cimitero sono sepolte importanti personalità che hanno segnato la vita del seminario, il rettore che ha dato l'avvio al seminario qui a Venegono, Monsignor Petazzi. È sepolto lo stesso ingegnere che ha pensato, progettato il seminario e ha guidato i lavori di costruzione, l'ingegner Giovanni Maggi, ma sono presenti anche personalità molto umili, personaggi molto umili come le suore, come i fratelli Oblati, così come sono anche sepolti alcuni seminaristi. E infine è da ricordare anche la presenza di qualche vescovo come Monsignore De Giorgi, che è stato il rettore, l'ultimo rettore del seminario avente la sede a Milano. Certamente la vita del seminario si svolge dentro questa struttura di Venegono,
ma il seminario di Venegono ha a cuore di aprire continuamente le proprie porte a tutta la vita della diocesi, e in modo particolare lo fa attraverso l'invito che rivolgiamo alle parrocchie, alla nostra gente, affinché possano venire qui in seminario. E abbiamo degli appuntamenti fissi durante l'anno. Innanzitutto a settembre, con l'iniziativa Accompagna un amico in seminario, invitiamo tutti i giovani che hanno per amico un seminarista o i nuovi seminaristi che entrano a portare qui i loro giovani, i giovani del loro gruppo giovanile, gli adolescenti, per venire a vedere questa nuova casa, questa nuova famiglia in cui abiterà il loro amico. La seconda festa poi è la Veglia di Natale, organizzata dal Biennio Teologico, dove tutti i giovani sono invitati in un momento molto caro e molto bello, che è la Vigilia di Natale, per vivere un'attesa dell'arrivo, della venuta del Signore con una veglia da loro organizzata. E poi abbiamo le tappe del lettorato e dell'accolitato, in cui non solo invitiamo i genitori dei nostri seminaristi, ma anche i loro parrocchiani. Poi c'è la festa dei genitori del Biennio Teologico, e viene celebrata in genere l'8 di dicembre, la festa dell'Immacolata. Poi c'è la festa del seminario, che da qualche anno, ormai sono 17 anni che viene svolta, in cui invitiamo ancora una volta tutti i ragazzi e le ragazze delle parrocchie dove sono i nostri seminaristi a svolgere il servizio pastorale, così anche le parrocchie di provenienza e tutti gli amici, perché vengono a vivere una giornata di festa con il seminario. E il cardinale ci tiene ad essere presente con tutti i genitori per dire il suo grazie a queste famiglie che hanno donato questo figlio al servizio del Signore e della Chiesa. E poi il culmine di ogni festa è proprio la festa dei fiori. Quest'anno, 12 maggio 2015, esattamente come 80 anni fa, 12 maggio 1935, festeggeremo ancora i nuovi fiori che sbocceranno. I fiori sono i nostri diaconi che da lì a qualche settimana, esattamente il 13 di giugno, diventeranno presbiteri di questa chiesa ambrosiana. E quello è il momento in cui tutti noi chiamiamo i nostri preti che celebrano 25, 50 anni, 60 anni dalla loro ordinazione sacerdotale. Invitiamo anche i preti che sono stati educatori in questi anni in seminario. Invitiamo anche dei vescovi che proprio qui si sono preparati e poi il Signore ha chiamato al servizio della Chiesa. E quest'anno in modo particolare l'80esimo del seminario si festeggerà proprio il 12 maggio 2015, in cui vogliamo dire grazie al Signore per questi 80 anni di avventura educativa in questa nostra chiesa ambrosiana. In seminario perché ho incontrato il Signore e ho risposto a una sua provocazione. Qui si cammina insieme, non avere paura. In seminario perché ti dà una gioia contagiosa. Fa sbocciare il seme della chiamata. È la cosa di più simile alla felicità che abbia mai provato. Per fare verità sulla mia vita. Per vivere insieme la gioia del Vangelo. In seminario perché ad amare si impara. Perché dirgli di sì è impegnativo, ma dirgli di no è molto più difficile. In seminario per trovare la vera libertà. Perché no? Perché riempie la mia vita. Insieme a Gesù farai della tua vita un capolavoro.